Finalmente il mio letto non ha più i residui della psoriasi. È bianco e senza imperfezioni. Mi dà una sensazione più di libertà e soprattutto un minor disagio per la famiglia. Io ho 21 anni e vivo a Palermo, principalmente studio e occasionalmente lavoro in tabaccheria, nella tabaccheria di famiglia, aiuto mio padre, insomma, come diciamo, normale che sia. La psoriasi ha cominciato a manifestarsi verso i 12 anni. Sembrava quasi uno sfogo giovanile, qualcosa dovuto alla pubertà che stava arrivando. E mi ricordo che c'erano delle piccole chiazze sotto le ascelle e delle macchioline che cominciavano a produrre squame sulla testa. Francamente sembrava una cosa passeggera a cui ha dato poco conto. La psoriasi è molto antipatica perché ti segue sempre ed è fastidiosa. Mi sentivo un po' pollicino perché continuamente disseminavo tracce di me ovunque. Qualsiasi cosa con cui entravo in contatto nel lungo termine poi era perennemente sporca, mi sentivo anche fisicamente, mi sentivo sempre sporco, anche se provavo a grattarmi via le squame. Potevo riuscire a stare pulito per una mezza giornata, poi inesorabilmente ritornava tutto. È una presenza costante, però uno cerca di farci l'abitudine, perché alla fine non arriva mai a provocarti dolore, non è mai un disturbo serio, è sempre qualcosa con cui tu possa convivere facilmente. Però a poco lei si va prendendo parti del tuo corpo, per cui da che era solo la testa, poi comincia a prenderti la nuca, e poi comincia a prenderti la schiena, poi il petto, le sopracciglia. È arrivata le sopracciglia, veramente non ne potevo davvero più, anche perché portando gli occhiali finivo sempre per avere gli occhiali sporchi. Ti dà l'impressione che la gente non ti possa mai apprezzare, soprattutto per il tuo aspetto fisico. E da qui poi nascono tutta una serie di trucchetti su come nascondere la psoriasi, per cui al solito io cadevo sui capelli, finiva sempre che giravo con capelli molto lunghi, con la schiena coperta, non esisteva mare, non esisteva niente per me, per cui in effetti mi sono privato di qualcosa. Però insomma cercavo di conviverci. Puntualmente c'era il barbiere che mi diceva che comunque dovevo tagliare i capelli, che comunque più corti facesse respirare la pelle. Questa situazione non doveva essere presa sotto gamba e soprattutto sì, avrei dovuto ricorrere subito a degli specialisti. I medici all'inizio mi avevano riscontrato una dermatite seborroica e mi avevano detto che avrei potuto tranquillamente superarla con delle terapie topiche. La situazione è andata peggiorando sia per la mia incostanza nel trattamento, sia anche perché alcuni di essi non producevano alcun tipo di effetto. Dopo tutta una serie di prove e tentativi mi sono rivolto ad una dermatologa specializzata che mi ha riscontrato la psoriasi. Per lei non c'erano dubbi, era una psoriasi anche ad uno stadio abbastanza avanzato. La diagnosticò subito. La psoriasi ti preclude certe possibilità. Prima tra tutte la possibilità di uscire, andare al mare con gli amici, perché comunque per metterla a nudo c'è bisogno di tanto coraggio. La continua paura di avere a che fare con persone che mi potessero additare come un lebbroso era persistente. Un evento particolare è stato quello in cui un ragazzino che disse alla maestra che avevo la lattuga nei capelli. E questa situazione appunto mi mise molto in imbarazzo, anche perché tutti gli altri bambini hanno cominciato a guardarmi, però poi inevitabilmente la cosa risultò talmente ridicola che nessuno gli diede poi in effetti ascolto, ma in quel momento io sapevo di cosa stesse parlando e mi sentii molto, molto a disagio. Adesso la malattia l'ho completamente
superata attraverso una terapia. I sintomi, diciamo, al 99% non sono più presenti. Inevitabilmente adesso sono libero di fare quelle cose che prima la mia situazione mi impediva di fare. Adesso guardo il futuro con più ottimismo. Se potessi parlare con me stesso di quando ero più giovane, probabilmente mi direi di non preoccuparmi per i pregiudizi della gente, ma soprattutto di imparare ad accettarmi per quello che sono, innanzitutto. E poi farmi accettare dagli altri, ma quello è qualcosa che viene dopo. Paradossalmente, per quanto possa avermi dato fastidio, mi ha anche aiutato a crescere. Mi ha insegnato ad accettarmi per quello che sono. Oggi mi sento proprio felice.